Ciao Fisciolini e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto la recensione di un altro smartphone super economico, perché in questo periodo so che molti di voi si stanno magari attrezzando di nuovo per lo smart working e quindi magari avranno bisogno di un dispositivo di ricambio, di riserva, o magari un dispositivo che gli serva giustamente solo per magari gestire le telefonate dell'ufficio, non essendo in ufficio. O comunque stanno cercando un secondo telefono, magari giustamente non spendendo tanto perché non sarà il loro telefono principale o quant'altro. Vi ho portato già le recensioni di due Motorola, il Moto S6 Play e il Moto S6S, ve le lascio qui sopra nelle schede sotto in descrizione. Ma oggi sono voluto fare un giro proprio su Amazon per andare a scovare per voi il telefono più economico di Amazon Italia. Telefono naturalmente con determinate caratteristiche, cioè con un display che possa avere un senso, una memoria da almeno 2 giga, 16 giga di spazio dentro e almeno Android 10. Ed è venuto fuori questo 2GX95. Spero si pronunci così. Il telefono comunque è questo qui. Prima di continuare, ragazzi, le solite cose, ormai le sapete: un bel like se questi video vi piacciono, scrivetemelo qui sotto nei commenti, iscrizione al canale, condividete il video se questo video vi è interessato o pensate possa interessare a qualcuno. Il link a questo prodotto e a tutti gli altri che vi cito nel video ve li metto sempre sotto se volete andare a dare un'occhiata ai prezzi e quant'altro su Amazon. E seguitemi sul mio profilo Instagram, @FulvioFish, se volete farmi delle domande, chiacchierare, confrontare su qualcosa, insomma lì ci possiamo tenere in contatto. Allora, partiamo velocemente dalla scheda tecnica. Lui ha un processore MediaTek, un Cortex A53, la sigla precisa è la MT6737. Ha una batteria da 4300 mAh, quindi diciamo che dovrebbe garantirvi un'ottima autonomia. Ha uno schermo da 6 pollici e mezzo e ha ben 3 fotocamere. Memoria RAM 2 GB, spazio di archiviazione interno 16 GB, Android 10. Quindi, detto così, uno direbbe ottimo telefono per la cifra che ve lo portate a casa, normalmente sugli 80 euro. Se poi riuscite a trovare qualche offerta interessante come quelle che pubblico io giornalmente sul mio canale delle offerte, Offerte Express, andatelo a vedere, lo lascio qui nel link, lo dico in tutti i video, oramai importantissimo perché adesso siamo sotto il Black Friday, poi ci saranno i regali di Natale, c'è stato il Single Day dove sono partiti veramente offertone da tutte le parti, per cui io ve lo dico sempre, andate a vedere se volete portarvi a casa degli oggetti tech interessanti a dei prezzi veramente incredibili. Quindi, dispositivo sulla carta con delle potenzialità, ma se andiamo poi a vedere veramente dentro cosa c'è, scopriamo che in realtà lo schermo da 6 pollici e mezzo ha una risoluzione che non arriva neanche all'HD, al 1280, perché la risoluzione dello schermo è di soli 1200x540. Andiamo a vedere che le fotocamere sono 3, ma in realtà sono una da 13 megapixel, l'altra da 2 megapixel e l'altra ancora da 2 megapixel con una focale direi appena sufficiente. E andiamo a scoprire poi che l'Android 10 in realtà è nella versione Go, cioè la versione un pochettino con il taglia e cuci per riuscire a farla girare bene anche sui dispositivi un pochettino più limitati. Diciamo che cominciate a capire che gli 80 euro nascondono tutta una serie di compromessi. Compromessi che chiaramente quando andate a comprare un dispositivo ultra economico, in questo caso il più economico di Amazon Italia, beh, dovete essere già preparati a questo tipo di compromessi. Ma in sostanza, alla fine, il dispositivo come va? Come funziona? Allora, io vi dirò che dal punto di vista meramente costruttivo è un dispositivo fatto abbastanza bene. Ha questo retro lucido che non ho volutamente pulito per farvi vedere che, anche se ha una bella trama, attira un
sacco di ditate, ma a me tutto sommato non dispiace. Ha il caricabatterie col micro USB, ma anche questo tutto sommato non è un grosso problema, visto che non è un dispositivo da cui andremo a trasferire dentro e fuori un sacco di file. Ha il carrellino per due SIM più l'espansione di memoria, e meno male, perché ha solo 16 GB di memoria interna. Ha il jack delle cuffie, che alla fine è sempre una buona cosa, ed ha un display che comunque, nonostante abbia una risoluzione abbastanza limitata, ha però una buona luminosità, si vede bene anche sotto la luce del sole, e ha un notch a goccia che alla fine non disturba più che tanto la fruizione dei contenuti multimediali. Veniamo ora alle applicazioni e al software. La versione è una versione di Android Go, quindi tutta una serie di applicazioni vengono installate di default in versione Go per appesantire di meno la CPU del processore, ma potete installare anche le versioni normali, tipo la versione di ricerca Google Go, potete mettere la versione di Google e Chrome normale, la galleria Go, potete mettere la galleria di Google Foto o quella che volete e quant'altro. Io dirò che con le applicazioni, quelle normali di Google, Gmail, piuttosto che il calendario, piuttosto che i messaggi e via dicendo, funziona comunque bene. Le chiamate si sentono bene, ha un buon audio in capsula auricolare, per cui nessun problema sotto questo punto di vista. Le applicazioni girano come tutti i MediaTek di fascia bassa, quindi a volte si incantano leggermente in apertura, poi una volta che sono aperte, diciamo, comunque vanno abbastanza. Instagram vi consiglio un utilizzo abbastanza leggero, perché come sapete è un po' diciamo una sanguisuga a livello di prestazione memoria, e qui purtroppo non è che ce ne sia granché. Lato invece multimediale, beh, qui arriva un pochettino la bocciatura, nel senso che comunque, ve l'ho detto, gli obiettivi sono quelli che sono: 13 megapixel il principale, 2 megapixel teleobiettivo, 2 megapixel la camera, diciamo quella di profondità per l'effetto macro e diciamo l'effetto sfocato, camera frontale da 5 megapixel, tutti con focali abbastanza scarsine. E quindi alla fine vi faccio vedere un po' di foto. Quando voi fate delle foto con una buona luce, riuscite a tirare fuori delle foto abbastanza normali. Quando invece ci sono delle luci contro o comunque delle condizioni di luminosità non molto favorevoli, beh, non ce la fa. O vedrete l'effetto bruciato delle luci quando le inquadrate, oppure quando c'è scarsità di luce c'è tantissimo rumore di fondo. Calcolate che per fare le foto al mouse ho utilizzato una lampada a LED come questa puntata direttamente sopra, quindi le condizioni di luce qui erano perfette. La fotocamera anteriore invece è stata dotata di fantastici effetti ritratto, diciamo bellezza, che ve li faccio vedere. Quando andate a mettere, vi vanno a modificare in automatico il volto. Non esagerate, perché vengono fuori delle cose un pochettino strane, diciamo. Unica vera grave mancanza è l'assenza del lettore di impronte digitali, né sotto lo schermo né al posteriore, quindi nessuna possibilità di sbloccare il dispositivo con dati biometrici, se non quello di utilizzare la fotocamera frontale, che però diciamo che, non avendo il sensore di profondità e vi dicendo, ha dei livelli di sicurezza molto scarsi. Per cui ragazzi, che dire? Beh, chiaramente non è che mi aspettassi chissà cosa, è un dispositivo da 80 euro prezzo normale su Amazon, a volte lo trovate anche a meno di 70 come nel mio caso, per cui ragazzi, devo dire che se pensate di andare su un dispositivo così economico, la funzionalità normale delle applicazioni diciamo che ce l'avete abbastanza, ci fate le telefonate, potete gestire un pochettino i social e le mail senza grossissimi problemi. Chiaramente se lo utilizzate per lavoro tutto il giorno, diventerete un pochettino matti a killare applicazioni che dopo un po', quando ne avete tante aperte, iniziano a bloccarsi.
Per il resto, lato fotografico, no, diciamo che non è questo il dispositivo, ma si sa che oramai la differenza sugli smartphone lo fa proprio il comparto multimediale, e qui diciamo paga dazio pesantemente questo tipo di dispositivo. Bene amici, con questo è tutto, fatemi sapere se questi video vi piacciono, vi interessano, scrivetelo magari qui sotto se state cercando anche voi un dispositivo super economico come questo, se ne avete magari acquistato qualcuno con qualche offerta nel single day o nelle offerte che stanno passando in questi giorni già su Amazon in attesa del Black Friday. E naturalmente per rimanere aggiornati sulle offerte vi ricordo ancora il canale delle offerte Telegram Offerte Express. E con questo è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui nel video, vi ricordo come sempre che nella schermata finale se cliccate sul mi faccio potete iscrivervi al canale oppure potete vedere un altro video. Con questo è tutto, ciao da Fulvio.